Nel congresso barese sulla ginecologia transculturale si è tornati sulla questione dell'oncologico, il cui trasloco nell'ex Cotugno di Bari continua ad essere rimandato. Abbiamo chiesto al professor Troiano a che punto sono i lavori e perché dei ritardi. Il trasloco dell'oncologico io gliel'ho anche nella mia introduzione di stamattina, ho ringraziato il direttore generale e il direttore sanitario. È stato un momento difficile, in un momento in cui in Italia gli ospedali si chiudono, in cui i posti letto diminuiscono, aprire un polo di eccellenza in Puglia come riferimento nazionale e internazionale non è stata una cosa certamente facile. I ritardi burocratici sono stati legati soltanto a un discorso di disbrigo di situazioni prettamente burocratiche, ma con una volontà politica e professionale degli operatori di raggiungere l'obiettivo e mi auguro che se problemi non ce ne saranno, come credo che non ce ne siano più, entro la fine di ottobre, metà novembre, noi possiamo inaugurare il nuovo oncologico.